Buonasera e bentrovati all'appuntamento con il telegiornale delle 19 di Speciale News. In apertura all'attualità, finalmente è arrivata la conferma. Piero Pelù sarà il super ospite della quinta edizione della Fiera del Libro, dell'Editoria e del Giornalismo, che si svolgerà dal 19 al 21 settembre prossimo a Cirignola, in provincia di Foggia. Sentiamo tutti i particolari nel servizio. Dopo tante riserve, la conferma è arrivata. Piero Pelù sarà il super ospite della quinta edizione della Fiera del Libro, dell'Editoria e del Giornalismo, in programma dal 19 al 21 settembre a Cirignola, nel Foggiano, presso l'ex opera al Piano delle Fosse, patrimonio UNESCO. La voce storica di Edith Fiva sarà presente il 21 settembre per presentare il suo libro Identikit di un ribelle. Altri ospiti importanti all'esordio della rassegna il 19 fino aprile è Michele Mirabella. Il 20 poi sarà una giornata dedicata ai temi dell'immigrazione. Adesso la cronaca. L'orsa danese non è sopravvissuta alla narcosi per catturarla. Lo ha reso noto la provincia di Trento. Si tratta dell'orso che a Ferragosto, per proteggere i suoi cuccioli, aveva ferito un uomo nei boschi del Trentino. Il ministro dell'Ambiente Galletti ha già inviato alla provincia di Trento la richiesta di una relazione sull'accaduto, in relazione appunto alla morte della orsa stessa. Analoga presa di posizione dell'accaduto anche dal Corpo Forestale dello Stato, mentre il WWF contesta le modalità dell'intervento. Occupiamoci adesso della prima storica visita di Papa Francesco al Parlamento europeo il prossimo 25 novembre a Bruxelles. Sentiamolo insieme. In Siria. Papa Francesco sarà in visita ufficiale il 25 novembre alla sede del Parlamento europeo a Bruxelles, dove terrà un discorso ufficiale. Lo ha dichiarato il presidente dell'Europarlamento Martin Schulz e successivamente dal portavoce vaticano padre Federico Lombardi la conferma ulteriore. Si tratta di una prima volta storica per l'attuale pontefice dopo la sua elezione avvenuta il 13 marzo 2013. Si sono svolte oggi a New York, Washington ed in Pennsylvania le celebrazioni per il 13° anniversario dell'attentato alle Torri Gemelle, al Pentagono ed alla intera America. In un discorso alla nazione, il presidente americano Obama ha ricordato che il paese è più sicuro, ma che deve essere sconfitta la minaccia dell'ISIS, che potrebbe diventare peggiore di quella di Al-Qaeda, e li combatteremo con forza e sicurezza. Lo stesso Obama ha ribadito che gli Stati Uniti non torneranno a fare un nuovo conflitto. Adesso l'economia. Il cuore del problema e della crisi sta sì nella debolezza della domanda, ma bisogna far ripartire la ripresa. L'ha detto il governatore della Banca d'Italia, Visco. Sentiamo il perché in questo servizio. Il cuore del problema della crisi sta nella debolezza della domanda aggregata e per far ripartire la ripresa serve creare un contesto più favorevole per riavviare gli investimenti sia nazionali che europei. Lo ha affermato il governatore della Banca d'Italia Visco a Milano. Rilanciare gli investimenti pubblici, privati, nazionali e europei è fondamentale al fine di far ripartire il recupero e rendere il contesto imprenditoriale più favorevole agli investimenti. In chiusura parliamo di calcio. Venerdì a Nyon in Svizzera si svolgerà il sorteggio per i playoff che decreteranno il passaggio alla fase finale del campionato europeo Under 21 di calcio. Attesa per la nazionale azzurra di Gigi Di Biagio, che ha raggiunto questo traguardo dopo i successi contro la Serbia 3-2 in rimonta e con Cipro 2-0 ed è testa di serie. Da evitare l'Olanda. Le gare si svolgeranno in doppia sfida l'8 ed il 14 ottobre. È tutto per questa edizione del telegiornale delle 19. Per le ultime notizie, come sempre, l'appuntamento è con la notte alle 22. Grazie per l'ascolto, buona serata, ci vediamo domani.